Ho l'appuntamento alle 8, quindi questione di minuti. È un passo in avanti, diciamo. Ma era ora, a mio avviso. La vaccinazione degli insegnanti della scuola doveva essere fatta tra i primi. Che se ne dica, la scuola è un covo dei microbi. Vado? Come è andata? Tutto a posto. Tempo per eseguire il tutto? Una mezz'oretta. Un dovere farlo per noi e per la comunità. È andata bene, benissimo, è da fare, è un'opportunità che non possiamo perdere, un treno che va preso assolutamente. Insegno in una scuola di Ostia. Un po' di emozione c'era sicuramente, ma non agitazione, ero molto tranquilla. Penso che tutti lo stiamo aspettando come l'inizio della fine, no? di questo tunnel. Signora, visto che comunque la vaccinazione al momento è su base volontaria, lei certo. Ha avuto modo di parlare con i suoi colleghi. L'adesione fin qui non è molto alta. Non è molto alta. Soprattutto per questo vaccino, perché non lo ritenevano abbastanza buono. Cioè meno efficace rispetto agli altri. Sì, loro vorrebbero aspettare gli altri. Io invece ho detto, ma io mi fido, perché vorrei guarire al più presto, ecco. Tornare alla vita normale. Molti suoi colleghi si sono rifiutati, hanno detto non tantissime, però la maggior parte sì. Non mi sono curata delle polemiche, perché questo è quello che dobbiamo fare in questo momento, questo è quello che ci viene fornito come opportunità e secondo me è da non perdere. I numeri al massimo che possono essere gestiti in questa struttura sono almeno 3.000 vaccinazioni al giorno. Oggi stiamo girando però uno scartamento, diciamo, più ridotto, abbiamo raggiunto un picco di 1.100 vaccinazioni al giorno e oggi potremmo toccare la soglia di 10.000 vaccinazioni complessive da 10 giorni di operatività. Complessivamente sono 4.000 in tutta la regione e ovviamente questi numeri sono numeri legati esclusivamente alla quantità di vaccini a nostra disposizione, per cui stiamo cercando di fare il nostro meglio con le quantità che noi oggi abbiamo. Ecco. Perché assessore, purtroppo dobbiamo registrare l'ennesimo calo di fornitura da parte di AstraZeneca. Abbiamo avuto questo problema di un calo di 9.000 dosi che purtroppo ci hanno anche preannunciato che proseguirà non solo per questa settimana, anche per la prossima. Ecco, speriamo che questa situazione cambi, perché questo a noi ci mette in seria difficoltà. Stiamo cercando di fare il nostro meglio, il nostro dovere, perché per noi è una missione essere insegnanti. E aver fatto il vaccino, come dire, alleggerisce, no? Un po'. Dovrebbe alleggerirci un pochino. Siamo qui per questo, per far stare bene noi per primi e i nostri bambini. Vaccinatevi tutti, è l'unica cosa che chiediamo veramente. Cercate di vaccinarvi tutti.